Dopo l'addio straziante a Claudio Costagliola, oggi nella chiesa di Cattabriga in tanti hanno dato l'ultimo saluto a Federico Corsini, il ragazzo di 20 anni deceduto all'alba di sabato scorso in quel tragico schianto che gli ha provocato una fatale emorragia cerebrale. L'intera comunità si è stretta intorno alla mamma Anna, la sorella Alicia e il papà Luca, che ieri non è mancato al funerale dell'amico. Toccante l'omelia del parroco Don Graziano, che ha provato a spiegare che cosa sia la morte. Questo, ha detto, è il passaggio in una vita nuova, dove non c'è dolore, non ci sono sofferenze né lacrime. Là dove si trova tanta gioia dopo la sofferenza provata in questa vita. Che sia per Federico un momento di conforto, di sollievo e di speranza, e noi un giorno lo rivedremo, lo riabbracceremo nella pace del paradiso. Al termine del rito funebre, la prima a prendere parola è stata sua sorella, che lo ha definito un ragazzo forte, solare, dolce e sensibile. Ti scrivo queste poche cose, Fedi, per dirti tutto quello che non ho mai avuto il coraggio di esprimere. Ti voglio bene. Forse perché poteva sembrare una cosa scontata, ma ti ho fatto una promessa e sarei riuscita anch'io un giorno a prendere le redini della mia vita, proprio come hai fatto tu. Sei stato felice della mia scelta e voglio dimostrarti che ce la posso fare. Adesso lo so, perché c'è un angelo che mi guarda, che mi accompagna e che mi aiuta. Non ho dato molta importanza alla mia vita fino ad oggi, ma ora so che il mio destino è quello di essere felice per entrambi e per i nostri genitori. Ti abbraccio, tua sorella. Anche gli amici, in lacrime, hanno voluto dedicargli un pensiero. Chiunque ti avesse conosciuto si sarebbe innamorato di te. Se la gioia in persona ci rendevi felici anche quando non ne avevamo motivo di esserlo. Ed ora niente sarà più come prima. Tu eri e sei la nostra forza. La nonna invece ha fatto leggere ad una ragazza la sua lettera. Mai avrei pensato di doverti scrivere per questa tragedia. Troppo poco tempo ti ho avuto. Come si può morire a 20 anni? Come faccio senza di te? Per il momento c'è di difficile capire questo disegno divino. Sono sicura che ora stai cantando a squarciagola con gli angeli. Eh sì, perché Federico adorava cantare e proprio per questo in chiesa è stato proiettato un video che aveva realizzato duettando con Jesse J. Un lungo applauso all'uscita del feretro sono stati fatti volare in cielo dei palloncini colorati, salutando così per sempre i due angeli.